finzione o realtà? La questione dell'Aquarius non sembra finita, non tanto perché si è dovuto fare un bel casino per riportare 626, anzi una parte di loro, in Spagna, dopo l'accordo del premier spagnolo a prendersi una piccola fetta dell'emigrazione che arriva dal Nord Africa. No, non è finita per motivi politici, perché un portavoce di En Marche, cioè il partito di Macron, ha detto che l'Italia è cinica e vomitevole. Madrid invece ha parlato di rischi penali per l'Italia che non avrebbe aiutato le persone in maie. In questo caso devo dire che la prima uscita internazionale del premier Conte è stata sacrosanta, quando dice: non accettiamo lezioni ipocrite. E perché queste lezioni sarebbero ipocrite? Ci permettiamo di ricordare ai francesi il loro atteggiamento nei confini dell'Italia, a Ventimiglia, dove hanno praticamente fatto un ghetto, ovviamente dalla parte nostra delle Alpi. Vorremmo ricordare ai francesi il loro trattamento nei confronti delle donne incinta che cercano di arrivare in Francia. Vorremmo ricordare ai francesi i loro sconfinamenti dei loro gendarmi in territorio italiano, a Bardonecchia, per perquisire, per trattare come un animale un immigrato che aveva semplicemente il difetto di essere stato accolto in Italia. Insomma, lezioni di cinismo, e soprattutto definire l'Italia vomitevoli mi sembra una cosa fuori luogo, soprattutto perché fino ad oggi la pressione, come alcuni in Europa stanno iniziando ad ammettere, la pressione, dicevo, di emigrazione l'ha subita soltanto l'Italia. Per quanto riguarda poi Madrid, che parla di rischi penali, beh, insomma, sono certamente inferiori a quelli che lei ha quando nei confronti degli immigrati di Ceuta in territorio nordafricano spara e mena, come si suol dire, come se non ci fosse un domani. Insomma, dare lezioni all'Italia di cinismo mi sembra davvero un po' troppo da parte di quest'Europa, soprattutto quella del fianco sud, che l'emigrazione in casa dal Nord Africa ancora non se l'è portata.